Ok, ora azzurro. Telefono. Eccoci. Allora, condivisioni. Dov'è? Twitch. Che in teoria volendo io posso trasmettere anche dal gatto, però non so come si faccia. Penso che tu debba fare un collegamento un po' particolare. Però la maggior parte delle persone usa OBS tranquillamente. Il problema è che a te non te lo prende. Come ti pare che mi viene? Come cattura video? Almeno OBS. No. Dovresti vedere. Dobbiamo guardare, sai cosa, post live ci mettiamo se non sei stanca. E guardiamo per bene. Minchia, qua OBS tutto si blocca. Sì, Astronir stavo scrivendo, ciao. Ma non ho aperto manco Google io. Sì, Google, Twitch. A me si è bloccato di nuovo OBS. Allora, ti Tanto però. chiudo AnyDesk per darti più connessione intanto. Come mi chiudo? Come mi esco? Come esco? Qua. Annulla. Tac. Ok. Non so C'è se un forse perché c'è un problema disco. enorme. Quale? No, aspetta, ok, risolto. Niente, mi segnava che ero offline Twitch, però vedevo tutto. Allora, a me mi dà minchia 60 fps. Lamentati. Allora, qui devo chiudere il dispositivo di cattura, lo rimuovo perché tanto non lo piglia, non so perché. La fai direttamente da play, dici? Che fai? Ah no, In che ok. senso? No, no, niente. Pensavo che togliessi il gatto per ora. No, No, no. ma va, lo tengo. E se Vediamo se smettono di adesso. mandarmi messaggi mentre provo a menzionarti nella storia, magari mi fanno anche un favore, eh? Ma te hai già aperto il gioco. Ora ammazzo qualcuno io. Dai. Ma che è? Tutto si sta bloccando a me. Cioè mi stava aprendo SnowRunner, renditi conto. C'è un complotto secondo me qua. Non funziona più nulla a te. No, infatti. Vediamo se. Musica. Vediamo se avvio anch'io la live, se non succede. Non succede qualcosa. Non so se spegnere la luce o lasciarla accesa. Boh. Allora, vediamo se mi fa fare sto video diretta. Ok, e le condivisioni sono state fatte. Benvenuto, grazie, di nuovo. Ok, io sono anche in live, ma non Vedo il so. mio bitrate che sta impazzendo. Devo vedere. Devo vedere la tua live io un attimo, al volo. Sì, se cosa si Anthem, sente 79 cosa. spettatori adesso. Della quale Sì, ho 58 solo visto. una persona. Ma io non spunto in queste 78, 79 persone, scusami, come mai?
se mi funzionasse tutto a regola, però. Ma che audio si sente dalla live? Solo la Lo chat sto aprendo. vocale oppure ti sento? Se solo si aprisse. Eccola. Ma no, questa è Opus Castle, l'ho sbagliato tutto. Eccoli qua. Non saprei, provo. Io. Ah, mi si è bloccato. Ok, vediamo. Perfetto. Si blocca di continuo. Fai conto che sono appena arrivato a che audio si sente nella live e si è bloccata di nuovo. Purtroppo la connessione è molto bassa lì là. Ok, faccio esci. Boh, non lo so. Infatti, un po' del gatto, non so perché, ma va a scatti. Penso per la connessione sempre. Mi sa Sì, che con la sto connessione così laggando. bassa ti conviene molto di più da play direttamente senza il gato finché non hai una connessione buona buona. Cioè, mai. Almeno, vabbè, fino a quando non sei. Cioè, quando eri in camera tua andava perfetta, eh. Posso provare a staccare la chiamata Discord e vedere come se ti va meglio la chiamata. No, aspetta, che cazzo ha fatto il mio PC? La trasmissione che stavi guardando è terminata. Sì. La mia? Che palle! Che è successo? Ma secondo me perché c'è Discord aperto? Perché ieri non facevo così. Ma l'audio di gioco non si sentiva, vero? Però non, sinceramente non so neanche se sentivo, se si sentiva la mia di voce perché si Si è bloccava ogni mezzo verificato un secondo, quindi errore di codifica allo lì, stile. tesoro. Mamma che lentezza la visuale. Oh. Ma scusa, ma perché? E niente, mi si è bloccato OBS, mi si è bloccato tutto. Allora faccio così, stacco Discord perché secondo me. Vai, vai. Vediamo. Vediamo. Anzi, lo chiudo Togliendo anch'io del Discord. tutto perché vedo il bitrate un po' altino. Sì, E quindi. Discord ci fa laggare. Qui non so cosa sia successo OBS. Quando non indossi lo strale, ecco. Oh, 70. Sì, sono bellissimo, lo so. Però fammi tornare. Riprovo ad aprire OBS, se no non la faccio Perché la non mi fa live. tornare E al adesso. forte? Quali sono i problemi? E se no devo restare con la tua. Cioè? Cioè, nel senso che sto in live tua e non faccio la mia se. E poi domani con calma vedo Vabbè, puoi sempre di avviarla sistemare. direttamente sulla Play, là ti dovrebbe reggere. A me regge, da PC non mi regge la Play, sì. Nel particolare la situazione. Eh sì. Sì, ma l'ho capito che c'ho lo strale, ma io non voglio vedere lo strale. Io devo andare un attimo a parlare in giro per la Postazioni. faccenda. Come cazzo si esce dallo stra da, da, da sta situazione, dalla fucina? PS4. Nessuno mi prendesse. Adesso è uscito da solo. Allora, vediamo un attimo.
comunque per colpa del mio controller le Specialista, sensibilità. Cioè, guarda, immagino che il contatto sia andato ho la male. levetta tutta a destra, signori. Questa è la velocità con il 70% di velocità nelle sensibilità. Ma forse perché ieri avevamo messo l'altra risoluzione e andava. E vabbè, oggi non avevi una risoluzione, sempre la stessa risoluzione. No, perché ho cambiato tutto. Beh, però non è che andava a scatti un pochino, cioè proprio si bloccava e si è chiusa addirittura, quindi. Che io Allora a faccio così, me, mo. nonostante io abbia una connessione migliore della tua, quando streamo la PC, anche se la metto al minimo, impazzisce. Cosa vende questo? Cos'è? Aggiungi al cortex. Ah, il deposito. Fa culo. Allora, provo a riavviare il tutto. Però non lo so, da OBS vedo che va a scatti, ma ieri non andava a scatti però Com'è andata la tua visita? collegato. Abbastanza bene, a parte un'imboscata dei metamorfici. Ancora? Che fastidio questa sensibilità, signori. Cosa hai fatto? Ho guidato più in fretta che potevo per scrollarmeli Ve lo sto dicendo, eh. Poco ci manca che collego mouse e tastiera. tutti. La prossima volta. No, non. Non abbassarti a tanto. 59 fps. Impostazioni. Vabbè, niente, mi sono rotto i coglioni. Poi si è di nuovo buggato, di nuovo OBS, c'è qualcosa che non quadra. Grosso che è questa armatura. Ma che ho sulla testa l'ombrellino? Niente. Niente, dai, uso la tua di live. Mi sono rotta. Cioè qua. No, va scattissimo. Vediamo quanto è accurato. Poco. Boh, ma è strano, ieri non andava così. No, no, non la posso avviare, va a scatti. Vabbè, stasera uso la tua. Che pianeti? Ma aspetta, ma forse se col Malguest Star non serve, cioè non ci No, ho fa stare guardato in ed è uno l'interazione con i follower e l'altro che sta nel servizio in terze parti mentre mettere in contatto con altri streamer. Se vuoi collaborare con uno streamer o ringraziarlo in diretta per un raid, puoi invitarlo nel tuo stream. Allora, non capisco come funzioni esattamente. Aspetta che ti invito. Allora, questa è la missione. Eh sì, brava, fai tu il capocantiere che già sappiamo. Ok. E mo ti invito. Invio invito. Fatto. Siamo qua, uno mi dà gli spettatori. Mi segna 4 su Niente. PC. Ma poi per cancellare questa piccola clip, come faccio? Vediamo. Su contenuti video Che producer ci premi sopra e la elimini. La selezioni e la elimini. ne. No, da Guarda nel telefono. buio. Scopri indizi sulle rune arcaniste. Pronto. Nel mentre fa tutti i caricamenti che deve fare. Ah, ma aspetta. È in modalità difficile. Sì. Sì.
Ok, così l'ho avviata. Dai che proviamo lo strade nuovo. Ah, ecco cos'è che avevo sulla testa. La chiusura di sopra. Però Forse ti devo dopo, dire la verità, forse dopo. secondo me, perché gli ha detto che gli strali si sbloccano all'8, 16, 24, se non erro, e 32, forse. No, oddio, ma mi arrivano le notifiche di Discord. Da Quindi, PC. secondo me, non ci sono strali nuovi, a parte quelli che abbiamo visto, sai? Eh no, sono solo quei quattro. Secondo me te li fa. Semplicemente li puoi avere tutti e quattro piano piano. Certo. Peccato. Beh, è un gioco basato sugli strali, signori, me ne aspettavo un po' di più, eh. Sono quattro. Che caricamenti lunghi, Madonna. Oppla. Infatti. Eccoci. Mi chiama solo il doppio di te. Collego l'arcanista Mathias. Allora, come hai fatto a scoprire il luogo dove Ok, sono questo è andati? Da alcuni effettivamente appunti sul lento. panfilo. C'era No, ok, qualcosa eccoci. che l'autore sembrava non voler dire. Qualcosa di importante che non aveva scritto. Ne sono certo. Quindi hai seguito l'intuito? Un'ipotesi. Certo. Ma bellissimo! Alcuni segreti nasconderanno. Scopriamolo. Ma dove sei? Qui. Stavo provando lo strale. C'ho la levetta che va per conto suo. Eccoci qua, caspita. Il fogliame è particolarmente denso qui. Cosa sto cercando? Un indicatore di qualche tipo, qualcosa che sia riconoscibile da altri arcanisti. Il telefono. No, io l'ho trovato il foglio. Cosa? Ok, il foglio che stiamo cercando. Io sto ancora combattendo i cosi. Aspettavo.
Attacchiamo l'indicatore. No, hai fatto. Ho già visto una cosa simile. Non si attiverà senza il giusto impulso. Che sarebbe? Una variazione nel flusso di energia. Vediamo se riesco a generare un'oscillazione abbastanza grande. L'indicatore si attiverà. Come un allarme antincendio. Esattamente. L'oggetto dei creatori dall'altra parte dell'indicatore reagisce agli echi. Ricevuto. Ah! E ci raccolti uno. Fanculo. Mi ha preso un fulmine. Non vado di trovare. Ah, ma gli echi sono quelli là. Sicuro lassù sarà. Sono caduto. Ok, qua è dove li dobbiamo portare. E va bene. Vediamo in giro. Ma l'indicatore non li rileverà a meno che il flusso di energia non vada in maniera più significativa. Servono altri echi. Ah, ok, io ne ho trovato uno. Un brillante uso delle dinamiche dei creatori. Modifico l'indicatore per rilevare una semplice variazione nel flusso di energia. Dovrebbe esserci un'eco da queste parti. Ok, l'ho trovato. Sembra che l'eco abbia attirato degli ospiti piuttosto viscidi. Già, bella scocciatura. Sono creatori affascinanti, ma solo da molto lontano. No, non è un'eco. Con la luce accesa. Che cazzo è? Ok, io ne ho tre. Li sto andando a depositare. A me me l'ha trovato solo lui. Ah cazzo, e quanto vicino li devo passare? Ok, ne abbiamo quattro. Niente. Credo ce ne servano altri. No. Ma praticamente è sempre da quell'albero che stai prendendo. Eh? Sempre da quell'albero che stai prendendo. No, no, all'albero li devi depositare. E minchia, dove li stai trovando te? Sopra mi segna con il radar verso dove trovarli. Sono quelle luci blu, sì, luci blu, quelle luci bianche che svolano in giro. Cosa credi succederà quando attiveremo l'indicatore? Non lo so per certo. Ad ogni modo la mia teoria è che scopriremo qualcosa sulle rune nascoste. Tipo ora ne ho trovato uno in una gabbia. Ci sono dei metamorfici. Lasciali gironzolare tranquilli. Sono particolarmente percettivi verso certi tipi di energia. Deve avere a che fare con la loro fisiologia di insetti. Chiedo se... Mattias, al momento sono un po' impegnato. Ah, sì, certo. Scusa. Quindi non lo posso aprire fino a quando non li massacro tutti. Non è che io abbia capito benissimo cosa ho fatto. Ah, ok, 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 l'ho capito. Ho obbligato tutti quanti a sparare a me. Sì.
Fammelo prendere. Ma non me lo fa raccogliere, va fa culo. Ma ci sono ancora cosi. Ma... cerca di non farti ostacolare. Non ci penso nemmeno. Che palle. Minchia. Vabbè, ma non è che abbia fatto tanto danno in realtà. Senza il nostro aiuto. Ho tanta pazienza, amico mio. Questo incarico da solo avrebbe indubbiamente richiesto molte scomode notti trascorse nella giungla. Il libro che stai cercando. Il manoscritto Elisio. Quello. Cosa pensi di trovare tra le sue pagine? Trovare? Beh, gli alchemisti perseguono la verità. Il tempo la distorce. Nasconde. Il manoscritto farà luce su una verità molto antica. Me le fai aprire ora ste cose? Io ne ho raccolti praticamente altri tre. No. Ma ha spostato. Ok, niente. Sì, oh, non... ottimo. Ok, molto che dobbiamo depositarlo. Di là. Vado a prendere un altro ego visto che ce l'ho lo spazio per prenderlo. Fai conto che ne puoi portare tre alla volta. No, e io ne ho due. Non so se me le ha depositate. Ma chi è quello che abbiamo in questi due che ci segna a sinistra nella squadra? Boh. Ah, ma tu non hai la privacy alla squadra. Ci ha messo con altre persone. Sì, ma aspetta, ma questi qui ne avevamo 4, ne ho portati 2 e siamo a 6. Allora arriviamo a 9. Bene, l'energia sta variando. Dopo questa missione mettiamo la squadra privata. Ma vediamo se domani pomeriggio riesco, ne faccio una di live. Su cosa? Se riesco. Non lo so sinceramente, devo un po' vedere. Mi segna... ah ok, era lì, lì prima giustamente. Sì, ma quanti siamo? Uno. No, a me segna 5. Dove sono gli altri echi? Non me ne segna più. Chi è che chiede aiuto? Mi chiedo quale sia l'altezza massima. Ok, l'ho trovata. È fatta! L'indicatore è stato attivato! L'allarme antincendio degli arcanisti. Precisamente.
Ma? Guarda, non così. Ok. Non posso fare a meno di pensare che con mouse e tastiera mi girerei e mi muoverei 100.000 volte meglio. Il problema sono i 1.000 comandi. La tua live buggata. Perfetto. Cioè, mi dice che hai uno spettatore. Intanto, grazie. No. Queste rune sono la chiave per trovare il manoscritto Elisio. Ne sono certo. E dove bisogna andare? Ah, missione compiuta. No, mi chiedi già. Visto che la missione è completata, popolo, io nel mentre che la missione è completata, mi collego mouse e tastiere, vaffanculo. Veramente mi trovo di merda con la sensibilità e le levette che vanno a fanculo da sole. Spedizione terminata. Ok, bene, almeno ho avuto un po' di tempo per provare il tank. Buono, bello, però... diciamo che... no! Questo no, però... cioè, è bello, non mi dispiace come strale. Il problema è che... mi aspettavo di più. Cioè, danno non ne faccio praticamente niente. Ne faccio molto di più con... l'intercettatore. Ok. Ciao, salta. Ok, esci. Però è soddisfacente, va. Ora, sicuramente un mouse e tastiera mi troverei meglio a usare il tank, perché la questione è tutta sul movimento lento. Torna a Fortarsis. Missioni sono anche un po' troppo brevi. Cioè, sono missioni veloci, sembrano secondarie del cazzo. Cioè, missioni veloci, missioni difficili e sembrano secondarie del cazzo. Sono un po' velocine a farsi. Sì, infatti. Ok. Ok, fammi avvicinare il computer. Perfetto. Magari lo mettiamo così. Perfetto.
Perfetto, devo soltanto un attimo attivare, signori, le impostazioni per il mouse e la tastiera. Dove sono? Dispositivi. Ok, ora non so se mi si sente ancora in live. No. Ciao. Come no? Test audio. No, si sente. Mi hai fatto impanicare, maledetta. Ok, sto parlando con Mattia. Aspetta. Devo ricollegare l'oxymetro. Ok. Vediamo un po' l'audio se c'è ancora. Sì, perfetto. Comandi, controller. Ok, torna da Mattias, parla con Mattias, non ci ho già parlato. Misa, no. Ah, di qui devo andare. Di qui. E di qui. Perfetto. Ok, ma vediamo la prossima spedizione. Quale sarà? Allora. Impostazioni grafiche. Ah, ok, luminosità, motion blur, profondità di campo, aberrazione cromatica. Interfaccia. No, Ok, io ho vabbè. messo la privata. Ok, intanto metto pronto. Mantieni al sicuro chi è al di fuori delle mura. Questa dovrebbe essere una missione principale, in teoria. Che facciamo? È difficile, ma a quanto pare. Ma stai avviando per caso? Sì. E allora non penso che sia privata perché sta perdendo Può abbastanza essere tempo. segretamente privata, anche ma è più divertente. Mantienila privata, mi interessa. Pazzesco. Per prolungare il tuo tempo di volo, raffredda i propulsori del tuo strale. Domani sabato, domani Spyro. Ah. Speriamo che mi ricordo di installarlo perché Da sennò. Domani. che ora a che ora? Dalle 2. Dalle 2 alle 5. Vediamo domani sera cosa c'ho. Che avevo messo in programma, ma che c'ho l'incognita. Forse non vorrei dire una cazzata. Ah, Fortnite, Fortnite. Vediamo. Oh, mi faccio prestare la Play 5 da Dennis solo per i caricamenti, guarda. Sì, ma almeno ieri andava tutto bene. Fall Guys, oggi, tac. La connessione che ti dà quando traslochi non è buona.
sono in posizione Oh, guarda chiara. che bella la Avete visuale che contatto? si può muovere così, minchia. Che oh. Alcuni specialisti non hanno fatto rapporto. Il loro codificatore è preoccupato. Vai, è troppo. Vado subito. All'indietro dobbiamo Ma va a far culo, perché mi andare. fa spawnare da sto lato lo stronzo? Dove dobbiamo andare? Di là, dietro, dietro, hai ragione tu. A ovest. Poteva che trattarsi di metamorfici. Ah, sono catturati, non capivo. Liberali. Lascia fare a me. Madonna. Devo portare praticamente giù tutto il mouse per tenere l'inculo dell'arma. Vada, perché devo prendere la TV. Che devi fare? Ti devo un favore. Non lo so, ma lo vedi un leggero lag. Ma il tuo come abilità speciale è il tempesta che ha? Ah, aspetta che lo ricordo. Quella con freccetta su. Vediamo. Grazie. No, non me lo fa avviare ancora. Eccellente. Mi sa che la prossima settimana cambio la cosa. Cioè? Cioè vado, vengo in live al pomeriggio e la sera così non mi rompo nessuno. Non sarebbe una pessima mossa. No, tanto quello, cioè la settimana che devo fare tutte le cose l'ho passata, perché dovevo sistemare tutta casa proprio dall'ABC. Quindi prossima settimana ne farò di pomeriggio. Buono. Perché di pomeriggio c'è anche più connessione. La sera anche un po' più. C'è più gente connessa. Sì, poi cioè di pomeriggio siamo solo io e mio marito in casa. Vabbè, allora a posto, dai, sì, ti conviene quindi di più così. Quindi non devo fare neanche i traslochi. Infatti prevedo sì, di sì. venire lunedì, martedì e mercoledì, sicuro il pomeriggio. Io ora vedo se dare o no meno conto, se cioè proprio di spostare di un'ora invece delle due, fare le tre, dalle tre alle cinque. Però dico è di niente che cambia, però per comodità mia era. Vabbè, quello sì. Sei arrivato giusto in tempo. Ci sei. Vediamo. Quasi. Continua così. No, io vedo di se riesco le faccio di pomeriggio. Che così almeno non devo fare né trasloco né niente. Però la sensibilità quando sono in mira ce l'ho settata malino, signori, quindi devo sparare senza mirare. No.
Perché anche perché se la faccio di pomeriggio potrei farla anche durare tipo 3 ore, volendo, però devo un po' vedere. Perché la sera la tengo, la posso tenere per fare, cioè per fare la live con te nel senso di alcuni giochi. Cioè come stiamo tipo facendo ora, però magari al pomeriggio voglio vedere se cosa cambia, eccetera, eccetera. Sì, di portare un po' di varietà, va. Sì, il weekend lo lascio in incognito perché non so come sono messa con il weekend. Sì, perché ieri, cioè ieri mi andava benissimo tutto e già oggi una merda, cioè non so fare un quadro. Guarda, veramente ti cambia tanto quel po' di spazio che ti sposti a te la connessione. Perché già la tua non è delle migliori, poi. Lo so, però cavolo, come cavolo era possibile che... Io non me ne ero accorto che ce n'era un altro di specialista da salvare. Ah! Sto scemo! Pure io ti meno con lo scudo. Ma che cavolo, mi sei incantato. In che senso? Non lo so. Che è il tank Via. Capito? contro quello grosso, Ok. non c'è storia. Sì, ma l'intercettore è quello più forte, secondo Bello me. scudo, sì, è bello credo che veloce, abbiano capito cose. l'antifa. Dice sì, sembra che fanno i braditi. Eccellente, ma non è ancora Ma che finita. dobbiamo Questo qua, fare? guarda, a Sono fuori camminare di sprint, non normalmente è posso. fermo praticamente, ma anche in corsa, non è che sia. Oggi ti occuperai del recupero di un carico trafugato. Beh, ma Ti ci sta, mascherai. minchia, è L'illegalità non 2 tonnellate. porta da nessuna parte. Ma sì, nessuno. Infatti. No, ma nella chat qua non sto scrivendo nessuno. No. Che magico roller, visto quanti. Roller non mi aspettavo portasse così bene, va. Cioè, alla fine, da una Ok. parte ci sta perché non è tanto conosciuto e quindi. Cioè non è che non è tanto conosciuto, non è tanto portato. Quindi ci Sì, sta calcolo che sei che la arrivato gente. quasi sempre di sui 10, 9, 8. Il remo con Opus Kestrel come. Sì, Opus Kestrel con Little Nightmare come andrà. Anche con Opus volendo. Ma Opus non ripongo molte speranze. In che senso? Non penso che se lo cagheranno in molti. Va bene, sistema qui fuori legge e poi cerca il carico trafugato. Cioè penso che addirittura che lo conosciamo io, tu e Lilli quel gioco. Minchia. No, dopo questa missione vedo di rimettermi nel mio letto. Stanca? No, è che vedo che la connessione, cioè, prende di più in camera mia, cioè, sti cazzi. Cioè, faccio di nuovo il trasloco al volo, cioè, ma, però mi metto dalla televisione, cioè. Andre, Jerry, frate, è un po' che ti davo per disperso. Mi sembrava trash e te l'ho consigliato. Ma hai fatto benissimo. Se ce n'è altri che ti sembrano trash, sono qui io, eh. Butta tutto.
che cazzo devo fare? Elimina i fuorilegge. Jerry, mi sono fatto il tank, guarda. È lento come non so cosa, però cioè un pugno di questo gli fa dimenticare qualsiasi cosa a questo. Aspetta che gli faccio sparare solo a me. Guarda calcolo che anche il mio è lento. Sì, però ho avuto un macello di lavoro e studio. Com'è andata? Senti, ma poi io ti devo chiedere una cosa a te, Jerry. Post live ti scrivo, quindi. A posto, mi fa piacere, frate. Dai, dobbiamo eliminare. Ah no, aspetta, di qua ce n'è altri. Io sono un tank, però lo stai minacciando? No, non mi permetterei mai. Lo sto avvisando di boh. Lo sto avvisando del fatto che gli scriverò appena finita la live. Ma sto coso fa pure il doppio salto. Ma dove, come? Sì, ma scusami, ma io non trovo la situazione. È questa? Ah. Qualcuno, io cercavo una radio, era sto coso azzurro. I fornimenti rubati sono pronti per le sentinelle. A posto così. Bel lavoro. Jerry, oggi ho visto come già fatto. Ah no, ok. Jerry, oggi ho visto un video su TikTok dove c'era uno che diceva che sclera malamente su Caio Perico perché è difficile. Ma dov'è? Ma io sto seguendo a te come un cretino, non sto seguendo il punto. Dov'è il punto? Non lo so, io sto seguendo a te. Io, a me sembravi tu il punto, vedevo il puntino che si muoveva. Povero Nabbo, sì. Con me e te che ormai lo facciamo a occhi chiusi a memoria quel colpo. Ma non c'è Dennis. Che bella ambientazione. Almeno qua non è, quindi non saprei. Ok, capito. Cerca quello specialista. Aspetta che c'è quello grosso. Ce l'abbiamo fatta. Scriverò un resoconto dell'accaduto. Scemo pagliaccio. Vabbè, non vedo più un cazzo, zio. Centimetro diametro. Direi più o meno diametro, boh. Il metro lo raggiunge. No, bugia. 50 centimetri di diametro, direi. 55. No, però è una corazza. Io mi sto basando sulla mia grandezza, quindi no. Un metro lo raggiunge. Oh, e mi hai rotto il cazzo. Morto, morto. Sì. Aspetta, qua è il coso. Ah, me lo segna qua. Ah, qua.
Che? Facciamo saltare in aria le riserve di metamorfici e terminiamo il contratto. Ok. Ah, ok, devi piazzare gli esplosivi. Io ho visto. Ma non pensavo. Ma quale giusto fatto? Devi fare così che non prendi quel giorno. Ok, siamo saliti un pochino. Quindi? No, no, troppo riculo sta arma. Il mouse non ha le sensibilità fatte, se state settate apposta per sto gioco, quindi no. Ok, li hai fatti tutti? No. No, ma sei pazza. Io fare tutto. Ma che succede? Ma che dobbiamo fare? Depositi dei metamorfici distrutti. Dobbiamo distruggere dei depositi. Perché sta scadendo? C'è un timer. Sta finendo il timing. Che vuol dire? Ah, ok, niente. Evacuare. E scusami, ogni volta che ne mettiamo uno dobbiamo aspettare che esplode. Minchia, non me li fai mettere più alla volta. E che cazzo vuol dire? Sì, ma qua c'è gente. Ah, ok, ma mi sa che ci dobbiamo stare dentro. Affanculo. Ecco perché. Però che cazzata. Cioè, senza offesa per nessuno, ma a me sembra tanto una stronzata quella di dover stare vicino all'esplosivo per attivarlo. Cioè, voglio dire, io sparo missili. Cioè, parliamone. Dov'è l'altro? E mo c'è questo qua. No, questo è... Come, scusa? Ma perché non posso volare? Tu vuoi volare? Sì. E perché io sono stronzo? Ok, ora sì. Come sei morta? Dove sei? Ok, è fatta. Quanta distruzione. Bene. Ora spazza via il resto di queste creature. Lascia fare a me. Andiamo. Abbiamo finito. Ok, così adesso vado un attimo al volo di là. Ok. Così mi metto con la play in camera mia con la televisione. Tanto nel mentre, se vuoi ti avvio un'altra missione, ma neanche 5 minuti ci risono già. Non si faccio. Ci metto più tempo a fare i caricamenti che altro, quindi ti aspetto. Ok, sì, aspetta che adesso prendo le ricompense. James, ma lei più tardi non è che c'è per... Ah no, aspetta, bugia, perché in teoria... Però non è che io abbia tanta voglia di andare su Rainbow, eh. Ma perché mi impazzisce il telefono così? Ok.
Ok, Fort Arsis. Salta. No, no, frate, ma stasera sono full, lascia stare, tanto... mi ero pure dimenticato che mi avevano detto in 50 che stasera dovevo andare sul Rain. Ho tipo 20 annunci da pubblicare e vendere. Vai, metti pure il bisone, frate. Ok, allora, mo ritorno. Sapete che sono molto curioso della serie su The Last of Us? Per quanto la saga videoludica, secondo me, sia parecchio sopravvalutata, molto, molto, molto pompata. Cioè, tipo, quando... Se ora annunciassero The Last of Us 3, impazzirebbe la gente. Proprio... Ci sarebbe il delirio, solo si parlerebbe solo di The Last of Us. Bello, per carità, non dico faccia schifo, però è molto molto esagerata la fama che ha per il gioco che è, parere mio. Aspettate che cambio strale che mi ha rotto un po' il cazzo a me sto stronzo. Allora, da dove vogliamo cominciare? Dal cambiarlo. Nuovo assetto? Che senso nuovo assetto intercettatore? No, no, assetto standard, a posto. Il mio voglio. Perfetto. Quante? Sistema d'attacco siamo sempre con quello, sistema di supporto non ne abbiamo altro, componenti però, componenti ne abbiamo altri, iscrizione a battaglia più alta ci abbiamo, e di questo no, non abbiamo niente di meglio. Sistema d'assalto, mina a grappolo, non mi interessa leggere altro. Lo voglio. Oh, ma che cazzo, lame gemelle. No, grazie. Abbiamo il devastatore, questo qua cos'è? Fucile a tiratore non comune. Fucile assalto, ok, allora. Qua mettiamo l'assalto, allora quello. E qua gli mettiamo il tiratore senza troppi problemi. A posto. Ma ti togli dal cazzo. Ma allora si può correre qui. Non mi fido di questi uomini. Bravo. Non ti fidare. Amico mio, è sempre bello rivederti. Vedi quelle storie sulla parete? Sì, mi chiedevo cosa fossero. Quando uno specialista cade, mi portano il suo vincolo. In vita, il vincolo ci connette a un codificatore. Quando moriamo, è una testimonianza. E tu trascrivi quello che è accaduto? Sì. Ci ricorda per cosa hanno dato la vita agli specialisti. E lo fai tutto da solo. È un onore. Non dovremmo piangere, ma celebrare. Vorrei che tu onorassi i nostri caduti. Portami le loro storie. E illumina il cammino verso casa alle loro anime.
sai che non lo so, perché cioè, non mi sembri, non mi sembrano missioni principali, semplicemente, scusatemi, ma mi sembrano delle missioni secondarie del cazzo. Ehi, che succede? Ogni tanto mi spaventi. Sul serio? Beh, lo capisco. Cioè, non stiamo progredendo con la storia, contro il dominio e tutte cose, stiamo parlando di cazzate. Ah, sì? E quando è il mio compleanno? Questa è una domanda trabocchetto. Tu detesti festeggiare il tuo compleanno. Ma non è assolutamente vero. Che dici? Nessuno detesta festeggiare il proprio compleanno. Giusto! E il tuo è... presto? È appena passato? E oggi? Buon compleanno! Non te lo dico, ma apprezzo il pensiero. E il regalo dov'è? Sì, certo. Se non mi dici quando compi gli anni, io non ti regalo proprio niente. In realtà, il giorno in cui ci siamo conosciuti era proprio il mio compleanno. Questo sì che è un trabocchetto. In quale occasione? Di recente o quando eravamo giovani? Da giovani. Il giorno in cui mi hai derubato. Ah! Stavo morendo di fame. O forse ti stavi solo annoiando. O forse mi stavo solo annoiando. E devo dire che è stata un'ottima idea. Dare il tormento ai funzionari per un'intera settimana è stato uno spasso. Ti cacciavi sempre in un mare di guai. Deve essere per questo che hai scelto di diventare uno specialista. Dico bene? No. Non. Che cazzo ne so io? Perché devo rispondere io? Scusami. Sì. Beh, può darsi. Dopotutto, l'importante è provare emozioni forti e non annoiarsi mai. È proprio questo che mi piace di te. Non ti tiri mai indietro di fronte alle sfide emozionanti che ti propongo. Beh, mettersi nei guai può essere molto divertente. E come se non bastasse, mi pagano per farlo. E comunque, si può sapere che ci facevi tutto solo a Ponte X? Mi ero stancato alla Satomi e mi sono preso una pausa dalle lezioni. Vagabondavo. È esattamente ciò che stavi facendo tu quando ci siamo incontrati a Iliost. Beh, io direi piuttosto che stavo cercando me stesso. A causa del cuore della furia. Dov'è la tua squadra? Non lo so. Ehi, non volevo rattristarti. Su, ci attende un futuro radioso? Dai, ci sono un sacco di contratti che ci aspettano. Ok, ci sono un sacco di contratti che ti aspettano, però... Capito? È un favore speciale. A me non sembrano missioni di trama principale, scusatemi. Non è per essere stronzo. Oi. Sto cercando di capire perché le missioni che ci danno sembrano missioni del cazzo. Allora, come missione ho? Missione principale, dare una mano. Parla con l'arcanista Matias e parla con la sentinella Brin. Quindi questo io devo fare. Devo parlare per ora. Ma perché non ve ne andate tutti un po' a fare in culo, anche se posso? E dove sono sti specialista. Ma sei tu? È andato bene? No, questo è Jack il fortunato. Vaffanculo, stronzo. Ok. Devo mettere sotto carica il controllo. Tanto per la cronaca. Cioè, oh, oddio. Si è aperta la porta in faccia. Tu cosa sei? Non mi interessa, vai via. Ah, qua c'è tutta un'altra zona. Dov'è l'ipnotista qua? L'archivista, l'arcanista, il pazzo scatenato. Tu chi sei? Tu sei uno speciale. Il bardo. No, no. Alcuni dei più. Senti, non capisco cosa vuoi. Parli solo per indovinelli. Se vuoi. È solo. Vattene, non ti voglio parlare. Aggiungi il cortex. Di qua non si passa. Dov'è il pazzo scatenato? Tu chi sei? Parlami, stronza, che devo leggere il tuo nome. Questo posto si chiamava Corox Lua. Prima di tutto è stato solo per due mesi. Secondo. Chi era il proprietario? Ok, allora. Ma io. Ma aspetta, ma ci dovrebbe essere la mappa.
No, aspetta, perché comunque stiamo posso facendo dire. delle missioni secondarie. Oh, cazzo. E io solo ora ho visto come. E come cazzo si arriva lì, porco. Precauzioni preventive. Perché se tu guardi, dimmi quando sei. Ah, aspetta, ti invito in Sono in squadra. gioco. Ah, ti invito in squadra. Come cazzo si faceva? Tab. Social. Amici. Non mi spunti. Eccoli qua. Invita nella squadra. Perfetto. Invia invito. Ah, adesso mi dà anche a me, raccogli le storie degli specialisti caduti. Ma questa è secondaria, pure questa. Dimmi quando sei in squadra. Ok. Ci sono. Allora, se tu vai su. Se non mi ricordo più che tasto. Su option. Aspetta, su option che ti apre Obiettivi principali, a te. missioni Esatto. agente, contatti Ok, su agente. obiettivi principali, a te che sta spunta? Dare una mano? Sì. Ecco, vedi che hai le spunte tipo parla con l'arcanista Mattias. E Mi manca solo di parlare con la sentinella. a me con la sentinella e l'arcanista. Noi questo dobbiamo fare. Stavamo facendo missioni Ah. secondarie, ecco perché sembravano secondarie, perché lo erano. E dov'è Vaffanculo. la sentinella? Non lo so, la sto cercando. Ma ci sarà un modo per mettere. Ci Priorità. vedo pure Ok, priorità. Se premi il quadrato su quella missione, te la segna come priorità. E io. No, aspetta che vedo subito. indovina, non cambia un cazzo. No, non me la segna come priorità. Parla con la sentinella Brivin. Che dove cazzo è sta mignotta? Secondo te la sentinella Brin è un maschio o una femmina? No, una femmina, è una tizia bionda, ce l'ho figurata in foto. Vaffanculo, guarda che forse ho trovato la strada. Ragazzo stagionale. Bastardo! Mio salvatore, è Vediamo motivo per nella cui i mappa. metamorfici Ho mutano trovato quando solo attaccano ora persone. Mattia, Ma dove sa fanculo. metamorfici? Loro Con accesso all'eredità il applicano energia. touchpad del Su cosa controller. stai lavorando di preciso? Sto cercando un testo arcanista Il perduto, noto come touchpad. manoscritto Elysium. Fu redatto dai primi membri del nostro ordine. Ci devo parlare pure io Vediamo con se quella, quindi trovano. se la trovo ti Alcuni dico dov'è. arcanisti ritengono che potrebbe aiutare a predire il comportamento degli strumenti del Grebo. Jekarnan, il Immagina di sapere se un bardo. malfatto genererà tempeste di fuoco o No. scorpidi. O se ci farai in mille pezzi. Potremmo No, salvare numerose non è vite. lei. Esatto. Ogni minima informazione che Sistema, riusciamo a ottenere ci è utile. Stai no. facendo No. progressi? L'eroico lavoro svolto dai miei No. assistenti. Possano continuare a cercare No. risposte anche dopo questa vita. Ah, Ho portato Dio, una dov'è sta scoperta. zoccola? A quanto pare No. esisteva un modo molto più ingegnoso di trasmettere la Dare una conoscenza. mano. Rune. Invisibili. Ed è quella. Rune? Invisibili. Proprio così. Come Io faccio a... sono. Ah, ho stuzzicato la tua curiosità. Devi solo continuare questa avventura per scoprirlo, Rintemplarci il no? bardo. Le Jack. nostre ricerche hanno rivelato un potenziale sito con le risposte alle nostre domande. Mano, Dimmi quindi io solo. dovrei. Guarda che adesso mi ha dato anche a me la Oddio. missione guarda nel buio, lo stronzo. Sì, ma aspetta, dobbiamo parlare con quella tizia. Sì, pure io devo parlarci, infatti ora cerco. Ed è uscito di qua. Aspetta, è Questo questa? chi è? Questa qua è ok. Dove sei tu? Io sono dove c'è il bardo. Ok, è vicino al bardo, me la segna. Forse è al piano di sopra, salendo le scale. A quelle che ci sono accanto al bardo, dico. Guarda dov'è. Qua c'è un altro. L'ho trovata, Ehi, devi salire le specialista! scale e andare a Ciao, destra. sentinella. Vicino al Piacere di bardo ci sono le vederti. Ah, scale. ok. Non è così? Non frequento molto gli specialisti. Ok.
o altri al di fuori delle sentinelle, a dire il vero. Beh, spero che non ti debba pentire di conoscere un... Sì, anch'io. Ok, posso aiutarti in qualche modo? Sì. Allora. Beh, con discrezione. Tecnicamente non ho il... Io sono dove c'è il bardo. Salgo le scale e vai a destra. Ecco la razza. Precauzioni preventive. La sentinella Brinda ha saputo di un'insolita attività metamorfici in una base arcanista. Indaga per lei. Bene. Cioè, e si è bloccata di nuovo la tua live. Certo. Perfetto. Indaga sulla presenza di metamorfici presso le nidi del... Accetta ed esci. Vaffanculo, stronza. Ma vedi tu. Quindi adesso se io apro... Le 10:30. Eh sì. È un quarto. Picchia. Completa. Adesso come missione mi dice, nel dare una mano... Completa precauzioni preventive. Quindi quando hai parlato con la signora, con la zoccola qua, avvio precauzioni preventive. Sì, sì, ho fatto. Okay. Ho fatto. Che è successo? 2, 8, 16, 26 gli strali si sbloccano, ok. Mi sono rimesso pure io. Bene, mi è crashato da... Chiedo scusa ragazzi se la registrazione del gioco è in pausa, ma c'era una scena che a quanto pare non può essere ripresa, ovvero l'introduzione ad Anthem. Ok, vengono trasmessi sia il gioco che l'audio. Va bene, va bene. Scossa? A quanto pare se parli con la sentinella poi esplode Anthem. Ok, aspetta che ti rinvito io. Allora, difficoltà difficile. E prevenzione del cazzo che te ne frega? Oi. Ramo? No, perché non va la rete. Cosa no, perché non va la rete? Ah, dico, ma... è prevenzione di quello che te ne frega, la missione? Sì. Ho accettato l'invito. Sì, Maria, Andrea ha accettato l'invito ed è qui con noi. Un ragazzo siciliano di 28 anni ha investito 20 euro in Bitcoin 5 anni fa. Oggi ha 33 anni. Beh, non fa una piega. L'acido riduce la resistenza dei nemici e li rende più vulnerabili agli attacchi e alle combo. Ma a me come missione segna guardare nel buio, eh. Ramo? Ormai da quella di precauzioni. No, a me segna sotto modalità di gioco, guarda nel buio, scopri indizi sulle rune arcaniste. Aspetta. Allora, andiamo sul presente. Metamorfosi. No, missione, cambio missione. Fuori speciale. Precauzioni sulle attività in sole, è vero. Ma scusami, ma a me... Boh, vabbè.
Metto pronto, magari sono stronzo, che ne so. Magari sono io con il cursore nella mappa che non mi ci fa muovere, vediamo. Vabbè, ho messo pronto. No, mi si era aperta una pagina internet. Regina della colonia, non voglio assolutamente vedere la madre di quei mostri. Il solo pensiero mi impedisce di stare da solo in una stanza buia e mi tiene sveglio tutte le notti. Anonimo. Addirittura. Mi devo finire di vedere l'ITR. No, mi è caduto il bracciale. Chissà che pagina internet, la pagina internet del ufficiale del gioco. Io no. Ci credo. Sì, credici, tranquilla. Non ti preoccupare, non ti fare questi Leggo la pensieri. sentinella Brin. Specialista, ciao di nuovo. Sono la sentinella Brin. Ciao di nuovo, sentinella. Bene, bene. La base arcanista non è lontana dalla tua posizione. Fai attenzione ai metamorfici. Ok, dato che è la nostra prima missione, che mi dici di fare quattro chiacchiere per conoscerci un po'? Oh, meglio di no. Ti farò sapere quando sarai nei pressi della base. D'accordo. No, ma è un fucile d'assalto a tre colpi. Che cazzo. C'è a raffica. Perché dovrei preoccuparmi? Bro, ma ci sta provando. Chi è che ci sta provando? Aspetta, oh. Che mi sono perso. Ehi! Perché i metamorfici se la prendono con una base degli arcanisti? Forse perché prima gli arcanisti se la sono presa con loro. Ma siamo Forse. nuovamente Pensavo che fosse in stato sufficiente per questa sessione volta. Se pubblica, vuoi ah, parlarne Ramo. più tardi. Ah, Mi giusto. sbagliato. Guarda! Ah, fammi vedere un po' queste mine a grappolo, va. Mi sembra che stiano facendo tantissimo. Il tipo con la sentinella può anche essere. Ti turba la cosa? Ti turba che possa nascere una love story in un gioco?
Quelle mine sono più inutili di me su Fall Guys. Non fanno proprio un cazzo, cioè. Magari se gli sparo esplodono. No. Sto cazzo. Bene, più tardi non dovremo uccidere i metamorfici sulle mura del forte. Prego, i metamorfici devono aver preso ciò che stavano studiando gli arcanisti. Probabile, sono dei parassiti. Abbiamo visto dei metamorfici radunarsi non lontano. Prova a passarci sopra. Va a dare un'occhiata. Va bene. In effetti sono mine. No. Qualsiasi altra informazione utile per capire cosa stanno tramando. Ricordati anche di fare attenzione ai metamorfici. Speravo passasse sulle mine. Ah vabbè, no, il danno lo fanno, però cioè il fatto è che loro si muovono, quindi io dovrei buttarle in un punto in cui posso pensare che loro vadano. Non c'è molto in giro, tranne qualche brandello dei creatori. Nessun segno degli arcanisti. Continueremo a cercare. I macchinari devono pure essere qui da qualche parte. Cazzo fa Crash Bandicoot? Mi blocca il cavo del mouse. Ha ricevuto? Beh, se non vedi niente di arcanistico, probabilmente l'hanno nascosto. Quindi dovrei cercare una sorta di rimessa metamorfica. Certo. Magari una caverna metamorfica piuttosto che una rimessa. Mi accontenterò. Beh, ce n'è una proprio lì vicino. Mi sembra un buon posto in cui nascondere macchinari trafugati. Cercherò un modo per entrarci. È quello che speravo, sì. Antipatica del cazzo. Vedi di cambiare atteggiamento, ciccia, eh. Ok. Ho attivato l'aspirapolvere. Se i metamorfici nascondono dei rifornimenti, non può che essere in un posto simile. Qualche consiglio? Eliminare i primi e trovare i secondi. Non fa una piega. E a me viene da tenere premuto per sparare, ma bisogna che premo più volte perché ho il fucile a raffiche. Fanculo, a questo punto lo cambio. Almeno so che questo è così. Scemo è morto.
Che dobbiamo fare? Ah, c'è ancora un metamorfo. Ti prego, non me lo dire. Non me lo dire. Mi sa che me lo dice. Te lo dico io dov'è? Buggato qua dentro. A me lo segna qua. Capisco veramente tanto perché il gioco è sceso da 70 euro, signori, a 2 euro e 9 centesimi. Inizio a farmene un'idea. È qua dentro, lo sento. Eppure io lo sento, ma... Adesso me lo segna. Ma è ancora più giù di così? No. È proprio sotto sotto. Non lo prendiamo. Non lo prendiamo. Tanto semplice. Non lo si prende. Anche perché se è uno di quelli forti con lo scudo e cose, cazzo, tipo ora lui è esploso con le mie mine, le ha prese. Però se è uno di quelli forti con lo scudo, questo non si fa un cazzo. Dai, ma scusatemi, ma seriamente non c'è modo di riavviare la missione, tu che sei capo partita? Controllo. Mamma mia, che schifo sta cosa, guarda. Questa cosa... Brutta. Non la si digerisce. No, non si può riavviare. E che si fa? Ma nemmeno con tab? Col touchpad? Giusto. Vediamo su social, magari lista dei giocatori, no. Impostazioni, cioè soltanto esci dal gioco, non credo sia ciò che vogliamo. Sì, guarda, se è su mappa, cioè se tieni premuto guardato c'è termina spedizione. Che cazzata. Spedizione terminata, sì, lo so. Terminato ma non completato. Guarda che se lo fa di nuovo vuol dire che proprio la missione è buggata e non puoi andare avanti nella storia, Ma proviamo. Premo gioca un'altra missione. Tu che hai fatto? No, aspetta. Vediamo, gioco un'altra missione. Vediamo. Ok, siamo già qua, che bello. Precauzione in laga. Ok, era questo. Ok, rifacciamolo. Metti la privacy.
metto pronto intanto io. Pazzesco, guarda. Ma sta musica, signori, che è un po' un rischio. Da dove mi deriva? Assurdo, Lilly. Vuoi vedere che abbiamo scoperto il motivo per la quale non è stato più giocato il gioco? Ma scusami, ma mi sembra un po' una cazzata, perché se è fisso così, cioè se è lo stesso problema, è una cosa che si risolve subito. Cioè, un aggiornamento, cambi lo spawn del nemico e hai risolto, eh? Se è questo il problema. Ma non credo, cioè almeno forse non proprio questo, ma generalmente il problema potrebbe essere questo. Ma comunque, basterebbe un attimo controllare, mettere a posto, fine della storia, non ci vuole una vita. Una roba di un aggiornamento da poche ore forse. Collego la sentinella prima. Specialista? Vamo, ciao di nuovo. Sono la sentinella Brin. Ai, ciao, ai, ai. Sentinella. Come stai? Bene, bene. La base Arcanista non è lontana dalla tua posizione. Fai attenzione ai metamorfici. Ok. Dato che è la nostra prima missione, che ne dici di fare quattro chiacchiere per conoscerci un po'? Mentre riandiamo. Oh, meglio di no. Ti farò sapere quando sarai nei pressi della base. D'accordo. È vero, ha ragione Lily. Lo specialista ci ha provato con la sentinella. Palese. Un latino lover. Sei stato friendzonato dalla sentinella Brin. Vabbè, un'altra friendzone alla lunga lista che già c'è, niente di sconvolgente. Una cosa che posso tranquillamente digerire. Mentre il bug di prima, quello non lo posso digerire, signori. Continua a chiedermi, perché i metamorfici se la prendono con una base degli arcanisti? Forse perché prima gli arcanisti se la sono presa con loro. Forse? Mi chiedo cosa stessero studiando qui esattamente. Possiamo riparlarne più tardi. Ah, giusto, giusto. Ma... tesoro. Ma siamo matti.
ricordi, non dovremmo uccidere i metamorfici sulle mura del forte. Prego, i metamorfici devono aver preso ciò che stavano studiando gli arcanisti. Probabile, sono dei casi. Ok, l'abbiamo fatto. Abbiamo visto dei metamorfici radunarsi non lontano da te. Va a dare un'occhiata. Va bene. Vediamo se è buggata come prima. Guarda che se è buggata come prima chiudo. E non possiamo andare avanti su altro. Ma mi spiego tante cose poi. Infatti. Ma peccato, perché come gioco mi piace. Cioè, la gente se lo dovrebbe giocare solo per le missioni secondarie, poi almeno quelle che non sono buggate come le primarie. Spero di no. Perdoni però. Ah, ecco. Non c'è molto in giro, tranne qualche brandello dei creatori. Nessun segno degli arcanisti. Continueremo a cercare. Minchia. Come continua a segnare sempre lo stesso? No. Non è lo stesso. Ma quei macchinari devono pure essere qui da qualche parte. Bryn, credi davvero che li lascerebbero in giro incustoditi? Ricevuto. Beh, se non vedi niente di arcanistico, probabilmente l'hanno nascosto. Quindi dovrei cercare una sorta di rimessa metamorfica? Certo. Vediamo, vediamo se è buggato. Metamorfica piuttosto che una rimessa. Mi accontenterò. Ce n'è una proprio lì vicino. Mi sembra un buon posto in cui nascondere macchinari trafugati. Cercherò un modo per entrarci. È quello che speravo, sì. Antipatica. La caverna cupa. Mi si è buttato addosso dell'acido, non so manco io come. I metamorfici nascondono dei rifornimenti. Non può che essere un posto simile. Qualche consiglio? Eliminare i primi e trovare i secondi. Non fa una piega. Minchia.
gruppi metamorfici annientati. No, adesso è andata. Non abbiamo ancora finito. Che mica impazzivo se era buggata proprio di base, eh. Sì, appunto. Ah, c'è quello grosso grosso. Ma mi è esploso tutto a me qua. L'artefatto genera scorpini. Forse è meglio silenziarlo. Non è la migliore delle mosse quella che sto facendo. E come lo silenzio? Ne ho preso uno. Portalo indietro. Dai. Tanto ci scommetti che ora spunta qualche cosa di grosso, enorme, gigantesco che dobbiamo combattere. Ah no. Si è lodato lo scintillante scudo del generale Tarsis. Quei metamorfici stavano cercando intenzionalmente di generare scorpidi con un manufatto dei creatori. Potrebbe essere. È strano. Di solito sono dediti al saccheggio. Lo annoterò nel mio rapporto. E... grazie, specialista. Hai dato un grosso aiuto alle sentinelle e al forte. È stato bello lavorare con te. Sì, beh, forse lavoreremo ancora insieme in futuro. Forse. Ci vediamo lì. Forse. Che ha proprio lei lo manda a far culo. Copi delle imprese per ottenere punti esperienza e aumentare il livello del tuo pilota. Va bene. Direi che in
7-8 minuti non riusciamo a fare un'altra missione, sia per livello di caricamenti, sia per tempistica. Si muove anche qua a darmi i punti esperienza e a pagarmi, magari. Che sottone. Tu tra un livello ti puoi sbloccare un altro strale, quindi. Sì, al 12. Abbiamo non ha trovato praticamente niente. Torno al Fort Tarsis. Ai 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 ai. Mi sposto sul lato. Va bene, popolo. Oddio, 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 oddio. Il cavetto. Portarsi sta ancora più bello sotto la pioggia quando tutto risplende. Ok. Ti credo. Va bene, popolo. Noi ci vediamo domani pomeriggio, sabato, con Spyro, con le nostre 3 orette sulla trilogia. E niente. Dalle 2 alle 5. Grazie a tutti per essere passati. Grazie mille per il supporto. Grazie mille a Ramona per la compagnia. Noi ci vediamo domani. Sciagari.